questa ingiustizia è stata recepita come un ribellione del territorio. Difatti questa ingiustizia è stata compensata con un voto democratico. La gente si è ribellata con un voto democratico per sancire un periodo di discriminazione e di ingiustizia che è stata veramente terrificante per tutte le cose che sono successe. Ah, Crocetta, quel presidente, quello che fa il presidente della regione, il paladino della legalità, quello che nomina assessori in piena campagna elettorale nel comune là dove si vota. Sicuramente saranno positive, lo incontrerò e le dirò come la penso. E quello è un altro ricorso che avrà le sue ripercussioni, sicuramente andremo a votare, ci sono delle sezioni che sono infondate, non hanno un riscontro di compensazione nei numeri e sicuramente ci saranno delle verificazioni che ci porteranno al voto, così come è successo a Rosolino. Finalmente siamo riusciti ad ottenere un risultato che abbiamo voluto fortemente negli ultimi 2 anni. Il mio gruppo, assieme al gruppo dell'onorevole Giannusa, assieme a tutto il gruppo, diciamo, XMPA, ha ottenuto una vittoria su Pachino per la zona sud. Questo è soltanto l'inizio. Noi, questo nuovo gruppo che si è formato oggi, riuscirà nei prossimi mesi ad esprimere una politica nuova, una politica di cambiamento, una politica fondata di opposizione a questa amministrazione, ma anche di collaborazione, se questi vorranno tanto collaborare, visto che oggi i risultati parlano dalla nostra parte. Noi, quattro persone che di politica la facciamo col cuore, siamo riusciti ad ottenere un bellissimo risultato.